Siamo più volte. Antonio, ora? Sì. Antonio Micoli, direttore sportivo del ex Toschio 2006, appena finita la partita. Antonio, come hai visto la partita? E questo 2-1 vi sta un po' stretto oppure pensavate di poter avere un punto visto che quel rigore sbagliato all'ultimo, anzi al 49esimo, poi poteva fare 2-2? Beh, sì, diciamo che siamo stati sfortunati a sbagliare un rigore al 49esimo, pensavamo di poter strappare un punto a questo comunque buon Vintel che ci ha messo in difficoltà più volte, ci ha messo in sotto pressione, speriamo nelle prossime partite di poter ancora accumulare punti. Antonio, ancora un'altra cosa, io ho visto che il gioco si svolge tutto attorno alla Brotto, anche all'andata lei ci aveva già fatto 3 gol, questa volta ha fatto un gol anche lei, insomma il gioco è costruito dello Schio è costruito fondamentalmente attorno a lei. Ma diciamo che Arianna Brotto è una pedina molto importante per noi, ma noi cerchiamo di basare e comunque costruire quelle che sono le nostre peculiarità calcistiche attorno al gruppo. Arianna è una calciatrice eccezionale, ma come lei tantissime altre nella nostra squadra. Ecco, a questo punto la salvezza si sta facendo più vicina per voi, avete fatto in queste ultime giornate, soprattutto a cominciare dal girone di ritorno, avete fatto un bel po' di punti e quindi vi siete tirati su da una situazione che non era neanche la vostra, insomma. Ma diciamo che varie vicissitudini durante l'arco dell'anno ci hanno portato a comunque ad avere una classifica che probabilmente non ci compete. Altresì siamo contenti di queste 3 vittorie che abbiamo fatto di fila, oggi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una buona partita, siamo speranzosi nell'imminente futuro per arrivare all'agognata salvezza matematica. Grazie. Grazie a voi.